Bitcoin ha definitivamente abbandonato la sua verginità, sia la tenera età di 12-13 anni, diciamo che è abbastanza precoce. È un rischio? È forse un pericolo? Assolutamente no, era tutto facilmente preventivabile. Anzi, vi dico di più, era auspicabile. Bitcoin è un asset digitale, una moneta, chiamalo come vuoi tu, del libero mercato. E tu, se vai al banco della frutta, non troverai mai un fruttivendolo che dice di vendere solo agli operai e non ai banchieri. Non troverai mai un supermercato che proibisce a qualcuno di entrarci. E Bitcoin è così, è libero. È libero, vuol dire libero. Se vuoi farti la tua monetina e decidere chi può e chi non può utilizzarla, stai pensando a qualcosa di centralizzato. E cioè che c'è qualcuno che decide per tutti gli altri chi può e non può utilizzare quella moneta. Con Bitcoin non funziona così. Ed ecco quindi che arriva il nuovo slancio. Lo slancio dato da nuovi attori finanziari che entrano nel mondo cripto. I servizi finanziari non di base in criptovalute sono in continuo aumento, tant'è che i progetti e le relative criptovalute della DeFi stanno aumentando il loro valore proprio in questo momento. Non l'hanno aumentato solo nel 2020, stanno continuando ad aumentarlo. Oltretutto, stai attento, tutto ciò ci sarà veramente molto utile, soprattutto a chi vuole fare le cose in legalità e magari non vuole pagarci un euro di tasse sulla detenzione delle criptovalute. A proposito, grandi novità stanno arrivando all'interno di questo canale nelle prossime settimane, quindi ne riparleremo a brevissimo. Dicevamo, servizi finanziari. A guidare la carica e a potenziare questi servizi finanziari arriva in prima linea la prima banca nazionale di criptovalute negli Stati Uniti d'America. La prima banca nazionale di asset digitali. Ma ti dico di più, le banche che sapranno adoperarsi in tal senso, che sapranno adoperarsi su questi nuovi servizi, si salveranno dai prossimi tsunami finanziari. Tutte le altre rimarranno con la carta igienica in mano. In futuro ci saranno sempre più istituzioni finanziarie che entreranno in questo mondo, che permetteranno di detenere asset digitali, che permetteranno di detenere depositi in stablecoin. Alcune saranno centralizzate, altre saranno decentralizzate. Poi spetta a te decidere cosa fare. Puoi andare da un fruttivendolo, entrare in un supermercato, oppure decidere di entrare in un altro. Non ti piacciono i progetti centralizzati? E chi se ne frega che ci piacciono o no? Il bello del mondo è che è vario e ognuno sceglie in base alle proprie esigenze di vita, in base alle proprie esperienze e possibilità informative. La blockchain banking, che suona anche bene BNB, saranno realtà nel prossimo futuro. Svilupperanno nuove applicazioni e finalmente noi non saremo più qui a giustificare la salita del prezzo per la solita scarsità del Bitcoin in circolazione. Almeno variamo un po' e tutti insieme potremmo farci l'ennesima risata alla faccia di chi ci definiva pazzi, che poi in fin dei conti lo siamo, affamati e folli.